a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, non potevo non farlo, lo sapete meglio di me, non potevo rimanere indietro. Ragazzi, oramai ci siamo. Manca davvero pochissimo, oggi è il 28 aprile, ancora 2 giorni per andare avanti nella stagione numero 3 e prepararsi all'ingresso alla stagione numero 4. Lo sappiamo, ve lo dico ogni giorno, ma ve lo ripeto per chi ancora non lo sapesse, il tema della stagione numero 4 sono i supereroi, ragazzi. Abbiamo visto 2 giorni fa, ragazzi, il primo teaser, chiamiamolo così, ufficiali, che mostrava questa immagine con un supereroe mascherato molto molto somigliante a Flash. Non mi chiudo qua a dire se era dalla Marvel o dalla DC Comics, perché io non li so, ragazzi. Ieri invece è apparsa questa immagine dove viene rivelato il secondo supereroe, o meglio la prima supereroina, che sembra davvero, ragazzi, Wonder Woman, perché si scrive gente quando io faccio video, porca miseria, che è Wonder Woman, lo possiamo vedere benissimo da quel coso lì che c'ha in testa, perché solo Wonder Woman può andare in giro con un coso così in testa. Ragazzi, di qualche minuto fa arriva la nuova immagine. Non chiedetemi che italiano fosse questo, ma ragazzi, sprot! Eccolo qua, ragazzi, terzo supereroe svelato dalla Epic Games. È un tipo molto molto interessante, con il pezzettino belly bella, capellino corto, potrebbe essere, non lo so, chi è, ragazzi, chi è questo qua? L'uomo che spara i laser dagli occhi, che non ricordo come si chiama. Beh, ragazzi, c'è una cosa che però mi è saltata all'occhio e che mi è stata suggerita in realtà anche da un utente. Questa immagine che vedete, ragazzi, si scrive sempre gente quando io faccio i video. Questa, ragazzi, immagine che vedete è praticamente la stilizzazione della cometa che cade, o meglio della navicella spaziale. Abbiamo capito, sembra non essere una cometa. Se vedete, ragazzi, qua c'è il buco per un'altra faccia, e alle mie spalle, che voi non potete vedere, ma andate a vedere l'immagine originale, c'è ancora una sezione. Quindi siamo praticamente quasi sicuri, facendo anche 2 più 2, visto che mancano ancora 2 giorni, che i supereroi saranno 5. Probabilmente, ragazzi, è davvero una roba ufficiale l'accordo tra la Justice League e la Epic Games. Beh, ragazzi, ditemi un pochettino qui sotto che cosa ve ne pare del terzo supereroe svelato dai nostri sviluppatori dell'FPS più amato di questi tempi. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ricordo di attivare la campanella e soprattutto di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda Fortnite e Fortnite per Android. Noi ci vediamo presto! Ciao!